Amuram. Amuram. Valka, zitta. Mi serve silenzio per ascoltare la natura. Amuram. Amuram. Svala. Lei offre lodi e viene accolta. Prestate ascolto al mio richiamo, o antichi, grande Odino, grande Freya. Io vi rendo grazie per il vostro Seidr. Lei rende grazie ed è benedetta. Eivor, ne è passato di tempo. Cosa ti spinge a farmi visita? Sono qui per un responso, su una questione privata. Vieni. Come sta tua madre? La sua mente è confusa. Parla agli spiriti. Temo che sia il suo ultimo inverno, ma sono con lei. Adesso, dimmi perché sei qui. Ho avuto una visione. Molto potente. Forse è stata la furia della battaglia o un delirio causato dal freddo, ma... Prova a descrivermela. Dopo 17 anni, ho rivisto l'ascia di mio padre. Non appena l'ho toccata, è iniziata la visione. C'era un lupo. Era feroce. Ululava. E poi una figura. Un vecchio ammantato, con un occhio solo. Voleva che lo seguissi. Ah, il Supremo. Ti chiama a sé. Forse desidera parlare con te. Farti avere un messaggio. Solo il Seidr può aiutarti a vedere con chiarezza e contribuire a sciogliere i fili annodati nella tua mente. Non ci vorrà molto. Cosa prepari? Un elisir per liberare il tuo Ugr e sciogliere i tuoi pensieri. Grazie ad esso entrerai in una sorta di dormiveglia e viaggerai nelle terre del sogno. Ciò che vedrai potrebbe disorientarti, ma devi tentare di ricordare ogni cosa. Bevi. Se cerchi la vera comprensione. Non ho visto niente, Valka. È tutto inutile. Avi! 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 Sono nel mondo dei morti. Sigurd. Sigurd! Fratello, quando sei arrivato? Dove sono? Arr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 
Sigurd! Fratello! Che significa? Non c'era alcuna alternativa, Havi! Il destino è segnato! Sigurd! Sigurd! Cosa? Cosa è successo? Non dovevi essere tu, Havi! Calma, Eivor. Sono Valka. Sono qui. Per gli dèi. Pensavo di... Che cos'era? Raccontami tutto. Ero su una montagna, in una violenta bufera, e salivo verso la vetta. Stavo seguendo un lupo. Il lupo bramava la mia attenzione, come a chiedermi di seguirlo. Tu sei il morso di lupo e porterai il suo marchio a vita. In questo caso rappresenta la tua ambizione o la tua paura. Ho visto Odino e le norne che tessevano i fili del fato mi osservavano. Non solo. Ti mostravano la via da seguire. Nella vita. Nel futuro, ciò che ti attende e dove ti condurrà. Ho visto le porte della sala degli eroi caduti di Odino. Si sono aperte per me. Ombre del Valhalla, a cui tu sei destinata. Non so cos'altro dire. I miei ricordi sono vaghi, confusi. Hai raggiunto la vetta della montagna? L'ho raggiunta, sì. Ho trovato Sigurd. Ferito, sofferente. Era senza un braccio. Poi il lupo è riapparso. Grande come un drago. Mostruoso, orribile. Ha cominciato a fissarmi e mi è saltato addosso. Poi più niente. Gli dèi sono con te, Eivor. Lo sono da sempre. Conquisterai la tua gloria e avrai il tuo posto nel Valhalla. Ma questi presagi sono anche funesti. Il braccio mancante, tutto quel sangue, la bestia. Tu tradirai tuo fratello Sigurd. È questo il significato della visione. Non può essere. Io non tradirei mai Sigurd. È mio fratello, la mia famiglia. Le norne hanno parlato e il loro messaggio è questo. No, ti sbagli. Hai frainteso la visione. Non è possibile. Tu tradirai Sigurd. Odino si è opposto al suo fato. Lo farò anch'io.